A Teramo l'enorme richiesta di tamponi sta creando lunghe code per l'accesso al presidio dell'ASL a Casalena, una problematica trattata durante l'incontro tra l'azienda sanitaria locale e l'amministrazione comunale. Quasi ogni giorno le centinaia di auto in fila creano veri e propri blocchi del traffico con difficoltà, soprattutto nella zona di Colleatterrato, Cartecchio e Villa Pavone. Fra le strategie che potrebbero essere messe in campo c'è quella di scandire meglio e spalmare su più ore del giorno gli appuntamenti per i tamponi. Altra ipotesi avanzata è stata quella di incaricare una società di vigilanza privata per gestire con un numero adeguato di operatori il serpentone di auto. Sì, un sopralluogo a Casalena dopo le situazioni viste in questi 2 giorni. Stamattina già la situazione era migliore perché il lavoro congiunto tra i tecnici dell'ASL, la volontaria della protezione civile e la polizia locale ha cercato di instradare in modo migliore la fila che già si era prodotta nelle prime ore della mattinata, anche all'interno di alcune aree della ASL e quindi diciamo alleggerire il traffico sulla strada esterna. Si è parlato anche del mega parcheggio dello stadio, però la ASL questa soluzione non è piaciuta. L'incontro di ieri era tecnico, adesso il mega parcheggio dello stadio, comunque altre location sul territorio comunale sta ai vertici della ASL, che comunque penso ci stiano valutando, ma la soluzione non è semplice, cioè, l'obiettivo principale è quello di Per noi è quello di fare più punti sul territorio comunale in modo tale da diluire o comunque spalmare questa concentrazione. Però immaginiamo che per la ASL stessa non è semplice organizzare anche più servizi in più punti del territorio con dei costi e comunque un'organizzazione tutta particolare da mettere su. Sentiamo spesso il direttore generale come i propri collaboratori, è un problema che c'è, teniamo conto che comunque siamo in una situazione di pandemia, chi fa la fila in questi luoghi come a Casalena ma anche come a Parco La Scienza lo fa per un bene necessario e collettivo. Abbiamo letto di alcune polemiche sulla zona della Gammarana, ma chi viene al Parco della Scienza viene per un bisogno primario e per tutelare se stessi oltre agli altri cittadini.